Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo insieme gli gnocchi di zucchine. Siamo in estate. Come tutti gli anni, il mio orto straborda di zucchine. Le ho cucinate in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho provato a farci gli gnocchi. In realtà ho trovato un modo per prepararli in 10 minuti e sono venuti bene. Quindi condivido con voi la ricetta. E poi, dopo, vi do anche qualche idea semplicissima per condirli. Iniziamo! Cosa ci serve per fare gli gnocchi di zucchine? Una zucchina, del peso di circa 250 grammi, che grattugio utilizzando una grattugia a fori larghi. Metto le zucchine in una ciotola e ci aggiungo un po' di sale. Mescoliamo e le lascio riposare un po'. In questo modo le zucchine perderanno la loro acqua. Mentre le zucchine riposano, inizio a preparare l'impasto. Quindi in un'altra ciotola metto 250 g di ricotta. Aggiungo un uovo, un bel cucchiaio di formaggio grattugiato, un pizzico di sale e una bella grattugiata di noce moscata. Do una prima mescolata. E ora è il momento delle zucchine. Le strizzo bene, togliendo tutta l'acqua che hanno prodotto, e le aggiungo alla ricotta. Vedete quant'acqua rifanno se si salano prima? Do una bella mescolata ed inizio ad aggiungere la farina poco alla volta. Questi sono 250 g di farina. Vi dovrete un pochettino regolare, ne potrà servire un po' di più o un po' di meno. Ma vi rendete conto mentre fate l'impasto. Questa è una ricetta pure facile da ricordare perché sono 250 g di ricotta, 250 g di farina e 250 g di zucchine. Facilissime. Aggiungete un uovo, un po' di noce moscata, un po' di sale. E lo stesso vale se volete raddoppiare la dose, quindi fate mezzo chilo di ricotta, mezzo chilo di zucchine e mezzo chilo di farina, due uova e un po' di noce moscata. Adesso che l'impasto è diventato un pochettino più consistente, continuo a lavorarlo sul piano. Lavoro fino ad amalgamare tutta la farina e fino a quando l'impasto non è più o meno omogeneo. Ma ci vuole veramente un minuto, eh? Allora, ho aggiunto giusto 10 g di farina in più, perché era ancora un pochettino appiccicosetto l'impasto. Però deve avere questa consistenza. Morbida e non troppo appiccicosa. Perfetto, siamo già pronti per fare gli gnocchi. Quindi infarino un pochettino il piano. Con un mattarello allargo leggermente l'impasto. Ed esattamente come quando si fanno gli gnocchi, formo delle code e poi le taglio. Quindi faccio tutte strisce. Le arrotolo. E do forma agli gnocchi. E gli gnocchi sono praticamente pronti, ho infarinato un piatto e li appoggio qui. E faccio tutti gli altri. Quindi arrotolo, aggiungendo sempre un pizzico di farina
e taglio. Eccoli qua, gnocchi di zucchine. Ci ho messo a prepararli 12 minuti esatti. Con la tecnica di lasciare crude le zucchine grattugiandole, non si perde tempo a cuocerle, a lessarle e poi magari a schiacciarle, ma si può subito fare l'impasto. Io le ho lasciate così irregolari, però se volete potete anche passarli sulla tavoletta, quella che li riga, però io li preferisco così, si fa prima. Come sempre, quando si fanno gli gnocchi, l'unica accortezza è quella di sbollentarli subito. Quindi, con l'occasione che li devo cuocere, vi faccio vedere anche un paio di idee di condimento super veloci. Mettiamo a scaldare dell'acqua sul fuoco. Gnocchi pronti, l'acqua bolle, faccio sciogliere un po' di burro in una padella. L'idea è quella di fare un classico burro e salvia, quindi aspetto che il burro si sciolga e poi metto in padella qualche foglietta di salvia. La salvia la spezzetto un po', così profuma di più. Intanto l'acqua bolle, salo e butto gli gnocchi. Il burro e salvia è uno dei condimenti più semplici da fare, ma anche uno dei più amati. Semplicissimo perché nel momento in cui inizi a soffriggere la salvia e rilascerà i suoi aromi, possiamo già spegnere, il condimento è pronto. So che lo sapete già tutti, ma ve lo spiego lo stesso. La cottura degli gnocchi è velocissima, appena tornano a galla vanno scolati. Di solito servono 2-3 minuti. Gli gnocchi sono venuti a galla, scoliamoli e ripassiamoli in padella col burro e la salvia. Giusto un attimo che li ripasso in padella e sono già pronti. Io non aggiungo altro, però ci sarebbe bene anche una bella spolverata di formaggio grattugiato. Eccoli, gnocchi di zucchine, burro e salvia pronti. Che profumo di salvia! Vi posso dire che gli gnocchi burro e salvia sono i miei preferiti? È anche un'ottima soluzione per un pranzo della domenica. Che ne so, non ci avete tanta voglia di cucinare, non ci avete tanto tempo, in un quarto d'ora fate gli gnocchi. Mentre gli gnocchi lessano, preparate il condimento e portate in tavola. Ma adesso vi do un'altra idea, super veloce anche questa. Seconda idea, panna e zafferano. Perché secondo me la zucchina con lo zafferano si sposa a perfezione. Quindi cosa faccio? Preparo 200 ml di panna fresca, sciolgo all'interno una bustina di zafferano. Io ho utilizzato la panna, però a chi non piace oppure vuole un condimento più leggero, al posto della panna si può utilizzare il latte, magari aggiungendo un pezzettino di burro. E mescolo per farlo sciogliere. Io faccio semplicemente scaldare la panna con lo zafferano in padella e poi butto gli gnocchi. Però a chi piace si può fare prima anche un bel soffritto di cipolla. 2 minuti che gli gnocchi tornano a galla e poi li ripassiamo in padella. Ecco, vedete che bella cremina che fanno? Io in questi aggiungo anche una bella presa di formaggio grattugiato. Eccoli pronti, gnocchi di zucchine, panna e zafferano. Anche questi si preparano in 5 minuti, quindi può essere un piatto che risolve una cena dell'ultimo minuto. Eccoli qua, burro e salvia, panna e zafferano, e siccome ne avevo fatti in abbondanza vi faccio vedere come vengono conditi con un sughetto di pomodoro e basilico. Insomma, io vi ho fatto queste tre proposte, però si possono condire in mille modi perché la zucchina si abbina facilmente con i gamberetti,
con il salmone, con le olive, col tonno, quindi qua spazio alla fantasia. Anzi, se vi vengono delle idee, scrivetele sotto nei commenti, così serviranno un po' a tutti. Prima di chiudere il video vi do qualche suggerimento, perché so che in tanti mi chiederete se si possono congelare per farne in abbondanza e per averli sempre a disposizione. Allora, si può fare. L'unica accortezza è che una volta che l'avete preparati, li dovete cuocere esattamente come se li dovesse servire. Quindi li buttate in acqua bollente, li scolate appena vengono a galla, li tuffate nell'acqua fredda, li fate sgocciolare per bene, poi li condite con un po' d'olio di semi o d'olio d'oliva, li sistemate ben allargati su un vassoio, in un sacchetto di plastica per alimenti, in congelatore. Quando vi servono, li tirate fuori dal congelatore e li buttate nell'acqua bollente ancora da congelati. Appena tornano su, come prima, li ributtate in padella e li condite col sugo che più preferite. Un altro piccolo suggerimento, io li ho fatti dal gusto molto delicato perché ho utilizzato la ricotta vaccina e il grana. Però se vi piace un sapore un pochettino più intenso, potete utilizzare la ricotta di pecora e il pecorino. E naturalmente potete fare la classica versione con le patate facendo patate e zucchine. Però in quel caso impiegate un pochettino più tempo perché le patate vanno lessate prima. Quindi spero che questo video possa esservi utile e vi sia piaciuto. Se è stato così mettete un bel like, condividete e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!